Bentrovati a una nuova puntata di Paese che vai. Questa settimana ci troviamo a circa 10 km da Bergamo. Questo posto è situato ai piedi del Colle Argon, una realtà tutta da scoprire, un viaggio alla scoperta della storia, delle tradizioni, dei sogni che diventano realtà, della musica, dello sport e di tanto altro ancora. Siamo a San Paolo d'Argon. Primo cittadino Stefano Cortinovis a San Paolo d'Argon, una realtà tutta da scoprire. Sì, buonasera e benvenuti innanzitutto a San Paolo d'Argon, che è un paese a 10 km da Bergamo, un paese completo dal punto di vista ricettivo di attività commerciali, industriali, ma anche molti servizi per i cittadini. Situato ai piedi del Colle Argon, per l'appunto, dà la possibilità un po' a tutti di trovare quello che cercano. Possiamo parlare di natura, si parla di sport, si parla di musica, di tradizioni e di tutto di più. Sì, è proprio a 360 gradi. Diciamo a nord abbiamo il Monte Argon con tutti i sentieri pedecollinari, gentilmente anche curati dai numerosi volontari delle associazioni sul territorio. Quindi ne approfitto anche per ringraziare il gruppo Alpini, il gruppo della Protezione Civile, il gruppo antincendio e cacciatori, che proprio con amore mantengono questi servizi che sono a disposizione di tutta la collettività. Numerose poi le associazioni. Diciamo che San Paolo d'Argon ha la fortuna di vantare più di 30 associazioni, sia di volontariato che associazioni sportive, che quindi garantiscono un completamento dell'offerta per quanto riguarda tutti i cittadini. Per quanto riguarda poi quelle che sono, per l'appunto, si parla di recettività, no? Per quanto riguarda il turismo, sono tante le aziende storiche, la conduzione familiare, che comunque proseguono con la tradizione. Sì, diciamo, abbiamo anche la fortuna da questo punto di vista di avere, oltre le aziende industriali, che vabbè, abbiamo proprio la zona industriale che è a sud dell'ex SS42, diciamo nel centro del paese abbiamo numerose attività commerciali che garantiscono la recettività, quindi diciamo riescono a completare l'offerta turistica del nostro paese, che è molto ancorato alla sua storia e alle sue tradizioni. Ancorato alla storia e alla tradizione, ma guarda al futuro, per l'appunto alle nostre spalle qualcosa di nuovo c'è. Sì, ecco, riprendendo appunto la storia di San Paolo d'Argon, qua dietro abbiamo il nuovo municipio che avrà anche uno spazio più adeguato anche con la crescita demografica che c'è stata negli ultimi anni. Teniamo presente che negli ultimi 30 anni la popolazione di San Paolo d'Argon si è raddoppiata. Quindi partendo anche da questo nuovo municipio, che non è altro che un recupero dell'ex filanda, di un vecchio filatoio che ha rappresentato parecchio per la storia di San Paolo d'Argon, quindi più di 100 anni fa, era anche un'opportunità di lavoro per le vecchie filande sostenute anche dalla parrocchia, quindi riuscivano a riorganizzarsi e fare socialità all'interno del comune. Quindi è giusto riprendere anche questo luogo che era, diciamo, in disuso, quindi in decadenza, ecco, recuperare, quindi tornare dalla nostra storia al futuro. E tra l'altro accanto c'è anche la biblioteca. Diciamo, qualche anno fa è stata inaugurata la biblioteca. Con il nuovo municipio c'è proprio il completamento del centro civico.
due passi per il centro ed eccoci in un altro punto cruciale, un altro cuore, altra perla di San Paolo. Sì, diciamo, è la storia di San Paolo vera e propria. Questa abbazia benedettina risaliente agli anni 1000. Diciamo, qui attorno a questo monastero, a questa abbazia, si è costruito tutto il paese, diciamo. Al suo interno i monaci benedettini hanno iniziato, oltre le loro attività spirituali e culturali, anche la coltivazione di ortaggi, la vite. Ecco, c'era l'ampio podere che poi si estendeva fino a nord della collina. E poi, una volta abbandonato, comunque nel 1700, un'altra famiglia contadina al suo interno ha iniziato a coltivare ancora ortaggi, vite, e nel refettorio si iniziavano a coltivare i bachi da seta. Quindi i bachi da seta che poi abbiamo visto prima con la vecchia filanda, è tutt'uno ancora con la storia di San Paolo d'Arco. E peraltro c'è stato il recupero proprio, quindi questa voglia di, come diceva lei, di guardare avanti senza tralasciare quella che è stata l'importanza del passato. Sì, anche qui è un edificio che diciamo andava in rovina, è stato recuperato, inaugurato, quindi il primo lotto di recupero funzionale e strutturale di questo monastero proprio l'anno scorso, il primo dicembre, tramite un accordo di programma che coinvolgeva sia diocesi di Bergamo, che regione Lombardia, che provincia, che comune, che parrocchia, insomma molti enti che hanno ritenuto utile poter investire per recuperare questa bellezza. Direttore ITS Stefano Casalboni, una grande emozione, qui davvero si respira un'aria particolare, si parla di cultura, si parla di storia, si parla di istruzione. Sì, è una bellissima sfida e proprio sabato abbiamo festeggiato i primi diplomati come a suggello di quello che stiamo portando avanti. È una sfida nuova anche per tutto il paese e essere fra i primi a portare avanti questa sfida per noi è un grande onore e ripeto, questi primi due anni ci hanno portato grandi soddisfazioni, abbiamo avuto 28 diplomati, 14 sono già con un contratto di lavoro e questo per noi è sintomo del lavoro che stiamo facendo, sintomo quindi positivo del lavoro che stiamo facendo. Sì. Un progetto davvero importante, è un direttore giovane con tante idee ed è bello avere anche una squadra al tuo fianco. Lo staff è altrettanto giovane proprio perché parliamo ai giovani, parliamo a tutti in realtà, ma soprattutto ai giovani e penso che questo faciliti anche la comunicazione, facilita il match, facilita anche il far squadra e dare anche un'offerta formativa aggiornata. Parliamo dell'offerta che voi date a questi giovani. Sì, noi siamo partiti con due percorsi, uno sul marketing e internazionalizzazione delle imprese, che appunto ha l'obiettivo di dare una formazione specialistica sul marketing, in particolar modo con lo scopo di valorizzare tutti i prodotti made in Italy, quindi del nostro territorio, e poterli portare in tutto il mondo. Il secondo percorso è un percorso sull'informatica industriale volto proprio all'utilizzo di programmi e software nel campo dell'industria, quindi disegno tecnico, disegno meccanico, progettazione in senso lato, chiamiamola. E a ottobre-novembre partiamo con altri due percorsi, uno sulla lavorazione dei materiali in gomma e materie plastiche, e penso che questo sarà un gran bel percorso perché abbiamo un bacino di imprese che ci hanno aiutato tantissimo a costruire questa offerta formativa, e in primis poi il CESAP, che è un centro europeo sulla lavorazione della plastica, a cui dobbiamo ringraziare perché il loro contributo è stato molto importante, e un secondo percorso sull'amministrazione economico-finanziaria, quindi tutto quello che riguarda la contabilità, l'amministrazione del personale, stipendi, buste paga. Si parlava poi anche di meeting, convention, ci sono delle sale per appunto adibite proprio a questi appuntamenti. Sì, noi abbiamo la fortuna, come avete visto, come hai visto oggi, di poter risiedere in un posto veramente paradisiaco, fantastico, e abbiamo due
stanze molto grandi, dove appunto il 28, quindi sabato scorso, abbiamo consegnato i nostri diplomi, e poterlo fare in un contesto del genere dà un valore aggiunto veramente. Per saperne di più c'è un sito internet al quale i nostri telespettatori possono accedere? Assolutamente sì, è www.itsbergamo.it e sul nostro sito trovate tutte le informazioni relative ai percorsi. Chiaramente anche il sito segue un po' diciamo l'avvicendarsi delle cose, per cui stiamo ultimando anche le informazioni rispetto agli ultimi percorsi che dicevo prima, però sono foto, c'è tutto quello che anche la rassegna stampa, quindi tutto quello che sono le comunicati e eventi che abbiamo fatto, che abbiamo il nostro anche profilo Facebook, insomma, per cui siamo al passo con i tempi e non potremo fare altrimenti. Don Matteo Marcassoli, si parla di giovani, si parla di ragazzi, si parla di oratorio, una comunità davvero attiva la vostra. Sì, grazie appunto all'oratorio, alla struttura, ma non solo, anche alle persone che ci lavorano. Penso che sia, ecco, davvero un posto in cui sì, i giovani, i ragazzi possono trovare, ecco, un'occasione per crescere e per darsi da fare così nella crescita appunto della loro vita. L'oratorio, che è un punto, come detto, di fondamentale importanza, no? Un po' il punto di aggregazione anche, che dà la possibilità ai più giovani di riscoprire quelli che sono i valori veri della vita, no? Cioè quello di parlare, poter condividere. Sì, penso che, ecco, l'oratorio possa fare questa cosa bella del ricevi qualcosa quando sei piccolino, c'è qualcuno che ti aiuta a crescere e poi puoi restituire. Ecco, penso che sia la cosa più bella così, che possa ricevere un ragazzo che cresce in oratorio. Ragazzi che tra l'altro vivono l'oratorio davvero in maniera attiva, trovate il modo giusto per coinvolgere tutti? Sì, a partire dall'estate, che è il momento in cui è anche più bello vivere un po' le attività dell'oratorio, e poi si cerca anche di tenere questa cosa durante l'anno, quindi gli animatori che durante l'estate, appunto con il CRE, questo momento particolare, ecco, vivono l'oratorio in questo modo, cercano poi attraverso alcuni momenti, la domenica pomeriggio, sabato sera, di rivivere un po' quello che, vabbè, con atmosfere più dilatate si vive d'estate, anche durante i giorni più feriali, che poi alla fine è la cura dei piccoli, no? Sì, davvero la possibilità di avere una struttura così bella, penso che davvero faccia molto, contribuisca molto. E per questo penso di dover ringraziare i tanti volontari che comunque contribuiscono a rendere questo posto vivo e attivo, perché ci vuole davvero una comunità dietro, che stia dietro queste strutture. Si comincia, perché siamo nel vivo della tombola, perché qui a San Paolo d'Argo nel pomeriggio si gioca a tombola. Buongiorno, come sta andando? Bene, bene. Tua passione, ma qui ho sempre giocato quando hanno iniziato qua. Vediamo un attimino qui, ognuna ha la propria borsettina realizzata a mano, uncinetto. Come calamita si raccolgono. Ma ha vinto? Oh, una volta adesso, ma c'era in due, io e lei, abbiamo vinto, ma siamo qui in pochi. Oggi pochi, invitiamo i nostri telespettatori a venire a trovarvi allora qui al centro diurno. Certo. Ma qui ci sono anche le monetine però. Eh sì, perché cosa ne fa? Non valgono niente le due monetine, non valgono. Però poi c'è un gesto automatico che viene per tirarli su? Per tirarli su. E come si fa? È una calamita particolare. Guarda, così facciamo più presto a tirar su le cose.
amore, passione, creatività. I vostri sogni qui diventeranno realtà. Ormai da 10 anni alle Golosie è un punto di riferimento per i più golosi. Marco e Federica aprono le loro braccia, in questo caso aprono le porte chiaramente del laboratorio, per presentare quelle che sono quelle ricette davvero gustose, particolari, legate comunque alla tradizione. Sì, tradizione che viene mantenuta e cerchiamo di mantenere anche il prodotto artigianale nel suo complesso. Dalla pasticceria dolce, salata, poi oggi le nuove tendenze sono anche le lavorazioni nel cake design, anche su quelle siamo molto all'avanguardia. Di cosa si tratta per l'esattezza? Si tratta di una moda oltreoceano che poi viene trasportata qua, ma che comunque era di usanza ancora nei nostri vecchi pasticceri rivestire le torte di pasta di mandorle una volta, adesso è diventato pasta di zucchero, è diventata un'idea regalo molto piacevole, legato a dei prodotti comunque artigianali. Legato alla tradizione, sì, è vero, infatti cerchiamo di mantenere i nostri prodotti più tradizionali possibili come erano una volta, elaborati nei termini moderni, e cerchiamo di fare un'impronta per noi buona, dal dolce al salato. Ad esempio la brioche, abbiamo una brioche lavorata con dei grassi comunque nobili, e manteniamo le sue caratteristiche di naturalezza e di bontà. E per l'appunto vediamo che qui ne stavate preparando alcune. Sì, infatti. Pasta pronta, che si fa poi? Pasta pronta, prima bisogna impastare, poi viene sfogliata con la sfogliatrice, una volta sfogliata va riposata un giorno, dopodiché si stende sul tavolo un'altra volta con la sfogliatrice, si taglia e si arrotola per poi mettere sulle teglie, il giorno dopo va in lievitazione tutta notte, si fa cuocere e vengono farcite. E l'artista è lei, Federica, si parla di cake design, entriamo nei dettagli, queste mini borsettine. Piacciono, vero? Si piacerebbe fossero vere, no, sono finte. Allora, trattasi di pasta di zucchero, sono le mini cupcake, e sono l'origine delle cupcake. Questi sono praticamente cupcake, sono dolci dentro alla tazza, hanno questa forma e sono sostanzialmente delle tortine mini che vengono farcite con le creme tradizionali all'italiana, non creme al burro, e poi vengono decorate secondo i gusti dei nostri clienti, quindi sono più leggere rispetto a quelle americane. Assolutamente sì, sono proprio gusti all'italiana. Il cake design non è solo frutto di una passione dolciaria ma artistica, nel senso che si traduce il desiderio di un cliente in dolcezza, di conseguenza la richiesta più particolare poi viene, diciamo, sviscerata e si aiuta il cliente a decidere poi per un soggetto particolare, che potrebbe essere uno scarpone da sci, piuttosto che una borsa firmata, piuttosto che una torta tridimensionale, in questo sì, caso si potrebbe dire così, vera e propria, sì, quindi non so, il tuo desiderio è quello di avere una borsa di Chanel e io te la realizzo così, insomma. Sì. Ingredienti? Gli ingredienti sono sempre torte, come dicevo prima con le cupcake, sempre torte buone all'italiana, quindi senza creme al burro, senza... Ma si parte con una base di pan di Spagna? Sono tutte fatte, create con il pan di Spagna e farcite con le creme tradizionali, vengono rivestite con una leggera crema al burro e noi utilizziamo dei supporti di polistirolo per creare, sai, quegli strati di torta alti che in America sono tutti veri, nel nostro caso sono supportati perché il nostro pan di Spagna è morbido e quindi questa pesantezza farebbe cedere la leggerezza del pan di Spagna farebbe cedere la torta. Federica, si parla di amore, passione, legami con la propria terra. Voi commercianti avete creato un gruppo un paio d'anni fa. Sì, sì, l'associazione Attività e Commercio San Paolo d'Argon. Abbiamo tentato di incentivare il commercio e anche le attività artigianali di San Paolo d'Argon locali, unendoci, sai, l'unione fa la forza, ci sono dei problemi, si tenta di risolverli tutti insieme, magari il singolo poi diventa anche un incentivo per risolvere il problema più grosso anche a livello
di istituzioni. Poi tra l'altro sappiamo che per l'appunto ci sono proprio delle novità per quanto riguarda i prossimi mesi, e invitiamo i nostri telespettatori, non svegliamo nulla ovviamente, li invitiamo a venire a trovarvi. Sì, sì, sì. Abbiamo aderito l'anno scorso al progetto Luminarie di Bergamo, e infatti c'erano le palle della solidarietà Bergamo, San Paolo d'Argon e altri paesi che hanno aderito al progetto anche per la solidarietà, per cui... Perciò vi invitiamo? Vi invitiamo tutti alle golosie a provare le nostre delizie. Ci sono però tante novità, è vero, una in particolare. Sì, ho partecipato al panettone 2013 Gambero Rosso e adesso a breve aspetteremo i risultati, comunque sono entrato nella selezione e vediamo chi sia il migliore. Capiterà sicuramente di incontrarlo per strada mentre fa allenamento. Stiamo parlando di Michele Bonomi, lui pratica karate, ha ottenuto 51 vittorie, 4 titoli mondiali, ha partecipato ai campionati del mondo e adesso è qui con noi in veste ufficiale, sereno, col sorriso sulle labbra. Michele, quarto titolo italiano, una grandissima soddisfazione. Sì, cioè, dopo tanto allenamento, comunque anche la preparazione atletica che è stata tanto difficile, perché poi il maestro ci fa molto, cioè è duro sulla preparazione atletica e quindi, cioè, perché soprattutto nelle gambe dobbiamo essere molto elastici nel movimento che bisogna avere durante che si combatte o anche solo nel kata per stare bassi quando si esegue una figura. Quindi c'è la soddisfazione che ottieni quando sei lì, che ti stanno dando, anche che arriva l'arbitro che ti mette la medaglia sul podio con l'inno d'Italia, cioè è bellissimo. E questa cosa da 4 anni, quindi ancora più bello. Lui ha solo 13 anni, ma ha davvero una grande grinta, una grande voglia di emergere. Cintura nera. Cintura nera, anche lì guadagnata grazie comunque a onorificenze varie e a premi agonistici che comunque il mio maestro ha voluto, cioè, regalarmi questa cintura per via del fatto che comunque ha sempre visto che mi sono impegnato fin dalla cintura bianca fino adesso che sono arrivato alla cintura nera, comunque sempre, cioè, lavorando e ascoltandolo sono arrivato a questo punto che sono davvero, cioè, soddisfatto di me. Sei inquadrato, vuoi raggiungere l'obiettivo, sguardo fisso proprio su quello che è il tuo ideale sin da quando eri piccino, tu che tra l'altro hai iniziato per caso questo sport. Sì, in pratica un giorno normalissimo arrivo a casa dalla scuola e mi avevano dato questo avviso con sopra scritto inizio corso di karate vario, e siccome mio papà non voleva che io facessi calcio per motivi che non starò a spiegare, vabbè. E allora ho iniziato così, anche quasi per gioco, a fare questa forma di karate un po' più soft, esatto, in modo, cioè, eravamo tutti piccoli e quindi non poteva di sicuro farci allenare come... Sì, avvicinamento comunque a questa pratica. Sì, quindi vabbè, abbiamo iniziato, primi allenamenti così anche gratis, te li faceva fare gratis, primi allenamenti, abbiamo iniziato. Arrivo a casa, papà mi piace tanto, vorrei andare avanti, vabbè dai, allora iscriviamoci. Ho fatto il mio primo anno, mi è piaciuto tanto, ho preso la cintura gialla e da lì poi è arrivata la svolta, no? Scuola, adesso parliamo di nuovo invece di karate con i risultati che hai ottenuto, dicevamo, 4 titoli italiani, 51 vittorie, si parla di 5 titoli mondiali? Sì, 5. Anche lì, insomma... Il primo titolo mondiale che ho vinto l'ho vinto a Imperia, in Liguria, e quindi c'è, anche lì il viaggio è stato lungo, siamo andati e comunque lì mi ricordo che già ero fuori di me perché era successo qualcosa, mi sembra, con mia mamma, e allora tipo sono arrivato a fare combattimento che avevo appena iniziato, no? Ero, mi sembra, cintura verde o blu. E avevo iniziato arancione, no, a fare combattimento, quindi ero lì però ero stragasato, non so cosa mi era successo, e quindi tipo e mi ricordo ovviamente questa scena del combattimento, tipo sarà stato secondo o terzo su, mi sembra, 8 combattimenti,
e che tipo quell'incontro lì era durato tipo neanche 30 secondi, no? Su un massimo di un minuto e mezzo, perché praticamente i calci valgono 2 punti, no? E bisogna raggiungere un massimo di 4 per fare cappotto, diciamo. Quindi io arrivo lì, tiro 2 calci tutti e 2 di fila e ho vinto. E ti sono vicini come sempre, come hai detto tu, mamma, papà e tua sorella Martina, che peraltro suona nella Argon Band. Sì, suona da tanto, poi sono anche... prima suonavo al clarinetto, adesso suono all'obu e è brava. E adesso i tuoi prossimi appuntamenti, Michele, quali sono? Allora, c'ho una gara a San Pellegrino a novembre, il 13 novembre mi sembra, e il 13 ottobre c'ho una gara che segna l'inizio dell'anno proprio di karate per tutti, insomma, che non mi ricordo dov'è, ma però è la prima volta che vado a farla, quindi avversari nuovi, gente nuova, arbitri nuovi e staremo a vedere, insomma. Michele, adesso una domanda, spero non troppo difficile. Karate, definisci con le tue parole, cosa rappresenta per te? Per me karate è più che un'arte marziale, cioè oltre al fatto di essere un'arte marziale, perché sì, però è più che altro uno stile di vita, no? Perché cioè io a volte magari prendo un brutto voto a scuola e mia mamma mi chiede allora smettiamo di fare karate? No, non hai capito, dico proprio così, perché cioè senza il karate penso che dico non vivrei, cioè proprio perché oramai ho preso talmente l'abitudine di allenarmi, di voler anche solo arrivare ad una gara preparato e pronto a dare il meglio di me, cioè è fondamentale. E senza di questo io non so come potrei andare avanti, cioè anche se iniziassi a far calcio o altri sport di sicuro non mi piacerebbero come mi piacerebbe il karate. Ed ora chiudete gli occhi e lasciatevi trasportare da queste note musicali. Si parla giustamente di un'altra realtà importante per San Paolo d'Argon. Si parla di musica, 31 e lode, William Benedetti. Buonasera a tutti. Sono William Benedetti, vicepresidente del Corpo Musicale Comunale di San Paolo d'Argon, e ho il piacere di accogliervi nelle ambienti, diciamo, della Scuola di Musica di San Paolo d'Argon. Al lato, alla destra, troverete la sala di musica dove noi ogni giovedì sera facciamo le prove dalle 8:30 alle 10:30 per prepararci agli eventi importanti dell'anno, i vari concerti, le varie esibizioni, i stage con maestri internazionali come è successo nei vari anni dall'anno di fondazione della banda, che è appunto il 1982. E in questi anni, dall'82, ne sono successe di cose, ne sono passati di persone, ragazzi, quasi tutti i componenti della banda sono ragazzi, ormai genitori di San Paolo d'Argon, e è bello vedere parte di queste persone portare adesso i loro figli a far parte della scuola di musica e non solo suonare, organizzare eventi durante l'anno come può essere la festa della birra nominata Birrambanda, che ormai da 12 anni con l'ultima edizione allieta le serate estive di San Paolo d'Argon e non solo. Perché abbiamo fatto la festa della birra? La festa della birra è nata per creare una scuola di musica e soprattutto gli ambienti, cercare di costruire gli ambienti della scuola di musica, un obiettivo che è partito con 4-5 persone, tra cui queste 4-5 persone aiutano ancora la banda tuttora, ma non attivamente partecipando agli eventi, dando una mano fisicamente più che musicalmente parlando. Sì, la sede è stata interamente finanziata e costruita da parte del comune ed è stata inaugurata nel 2004 per la precisione. Cosa ha fatto la banda? Negli anni a seguire ha cercato di insonorizzare l'ambiente per renderlo più musicale possibile.
e successivamente mancavano altri ambienti che erano le scuole, la scuola di musica, quindi le salette che poi si potranno vedere anche nelle immagini, perché mancava l'ambiente in San Paolo, era un'unica sala, l'ex ormai biblioteca nel lato destro, dove dal lunedì al sabato si faceva tutto lì, non si riusciva ad organizzare vari corsi, più corsi nello stesso giorno, cosa che invece adesso si riesce a fare tranquillamente. E i bambini possono cominciare da che età? Allora, i bambini normalmente l'età siamo intorno agli 8-9 anni, all'incirca quello che può essere la terza elementare, la seconda elementare. Si può iniziare prima con dei corsi di propedeutica, quindi di avvicinamento per la musica, quindi imparare il ritmo, imparare a capire cos'è la musica, stare insieme, okay? E successivamente orientarli verso gli strumenti, anche a cosa sono portati, perché ci sono strumenti che sono anche pesanti e quindi bisogna capire anche fisicamente quello che riescono a fare e a suonare, quello sì. E proprio per questo motivo lo scorso anno è partito un progetto particolare, un progetto che davvero è teso a coinvolgere i più giovani, si parla di progetto Yamaha, il primo in Italia, ne parliamo con Stefano Scudeletti. Sì, abbiamo appunto conosciuto questo progetto circa 2 anni e mezzo fa tramite il nostro direttore Denis Salvini, che ci ha procurato il contatto con Yamaha Italia, precisamente nella persona di Riccardo Anglani, che è il rappresentante italiano del progetto Yamaha Orchestrando. Ci è subito piaciuto questo progetto, infatti già da ottobre del 2012, l'anno scorso, siamo partiti con un progetto pilota con un gruppo di ragazzi in cui le lezioni si svolgevano al di fuori dell'orario scolastico. Già dopo 6 o 7 mesi ha dato i suoi frutti e proprio questo buon risultato ci ha permesso di creare una forte collaborazione con l'Istituto Comprensivo di San Paolo d'Argon, con cui grazie all'amministrazione comunale attuale, con Yamaha Italia, grazie anche ai finanziamenti della Birra in Banda e così via, siamo riusciti a creare un progetto da quest'anno di 9 anni, il cui scopo è appunto entrare nell'ora di musica della scuola primaria per la terza, quarta e quinta elementare, per permettere a 750 ragazzi nell'arco di 9 anni di poter studiare e conoscere gli strumenti bandistici. Il progetto non è solo importante in ambito musicale e culturale, ma anche in ambito sociale. Infatti i ragazzi, oltre che imparare a suonare, a imparare la musica, possono anche imparare a rispettare gli ambienti condivisi, il proprio lavoro e anche il lavoro degli altri ragazzi. William, non ci resta che lanciare un ultimo appuntamento? Sì, vi aspettiamo numerosi, tutta la popolazione di San Paolo e non solo, al concerto di Natale domenica 22 dicembre, ma non solo, anche la scuola di musica, le prove alla sera, le porte sono sempre aperte, quindi vi aspettiamo numerosi. Tradizioni e ci troviamo in questo momento al ristorante Abbazia da oltre 50 anni, un punto di riferimento importante per quanto riguarda chiaramente le ricette della tradizione. Lo chef da oltre 20 anni è Mirko, cosa ha preparato per i nostri telespettatori? Oggi abbiamo preparato un risotto con del calepino della zona, con del taleggio della zona. Ingredienti? Ingredienti, abbiamo della cipolla tritata, riso, del taleggio, un po' di burro e del parmigiano. Mettiamo un filo di olio a scottare, poi ci aggiungiamo della cipolla, facciamo rosolare un attimino. Quando la cipolla inizia a biondire aggiungiamo il riso. Facciamolo rosolare un secondo, scaldiamo leggermente il riso,
e andiamo a bagnare con abbondante vino rosso. Facciamo asciugare bene il vino. Teniamo ben mischiato così evapora l'alcol e resta solo il sapore del vino. Vedete? Niente paura? Niente paura, non succede niente. Ok. L'alcol è evaporato tutto, andiamo a bagnare con del brodo vegetale. Riso va benissimo, un carnaroli che si trova comunque in tutti i supermercati della zona, è un riso ideale per fare questo tipo di risotto. Allora, cottura quasi ultimata, aggiungiamo del taleggio, tagliato da dadini, così lo aiutiamo a sciogliersi meglio nel risotto, diamo una bella mischiata energetica ancora. Tipo di taleggio? Taleggio questo qua della zona, vedete, si sta sciogliendo bene il taleggio, perfetto. Passiamo più alla fiamma, lasciamo che il riso si gonfi e si asciughi. Ok, ormai il riso è pronto, mettiamo una noce di burro per mantecare, facciamo sciogliere leggermente il burro. Mettiamo due cucchiaiate di formaggio, che noi bergamaschi siamo ghiotti. Ok, il riso è pronto. Andiamo a impiattarlo. Cerchiamo di lasciare il risotto leggermente all'onda, come diciamo noi. E voilà. Dalla cucina in sala, perché Mirko, il menù è davvero vasto. Sì, oltre al nostro risotto, comunque facciamo antipasti di pesce, il nostro crudo con la nostra bufala che arriva 2-3 volte a settimana direttamente da Salerno, abbiamo le nostre crudite di mare e poi ci sbizzarriamo un po' tutto con della carne e tantissimo pesce. Per tutti i palati, insomma, c'è soltanto l'imbarazzo della scelta. Per tutti i palati, e abbiamo anche comunque la nostra pizza, il nostro pizzaiolo che fa delle pizze veramente ottime e varie. Anche perché qui al ristorante Abbazia sappiamo che comunque tanti sportivi ci vengono particolarmente volentieri, quindi si parla di pallavolo, calcio, motonautica, tantissimi amici sì, vostri. Sì, 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 siamo frequentati da tantissima gente. E per quanto riguarda la cantina? Cantina, abbiamo una cantina di tutto rispetto con una settantina di etichette di vino e champagne francesi. E inoltre abbiamo anche tantissima varietà di grappe, che noi siamo grandi affezionati alle grappe e i nostri clienti bevono molto volentieri le nostre grappe. E per i bambini tantissimi dolci, ma non soltanto per i bambini, anche i grandi piacciono. Sono soprattutto golosi i grandi, che i piccini. Mirko, come detto, sono davvero tanti gli sportivi che sono vostri amici. Sì, infatti, tra l'altro è arrivato adesso il nostro neocampione italiano Michele, che ha appena vinto il suo terzo titolo italiano, giusto? Michele Cadei, per l'appunto, che già abbiamo avuto modo di conoscere nella puntata dedicata a Casazza, l'avevi lanciato, avevi detto che il tuo obiettivo era quello, obiettivo ottenuto, e tra l'altro qui sei di casa. Sì, esatto, l'obiettivo raggiunto quest'anno, ci eravamo lasciati con l'attesa della vincita del titolo italiano che è arrivato domenica scorsa, e qui è un ristorante dove vengo sempre, che mi trovo un ambito familiare, dove c'è tutti i miei amici e sono un po' coccolato. Coccolato come sono coccolati poi tutti i vostri clienti? Sì, 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 tutti i nostri clienti comunque hanno sempre quel tocco di attenzione in più e noi ci teniamo tanto. E allora festeggiamo? Festeggiamo, vi aspettiamo presto per festeggiare il prossimo anno un'altra vincita.